Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship, siamo arrivati al 23esimo episodio di Magic Rampage. Dunque, nell'episodio precedente avevamo finalmente incontrato il mitico oracolo, colui che avrebbe dovuto illuminare il nostro cammino verso il re e lo stregone malvagio. Vi ricordo che noi siamo capitati, abbiamo iniziato questa grande avventura a causa di un malvagio stregone che ha attaccato il castello. Il re, per fortuna, è fuggito. Però molte delle guardie sono diventate non morti, sono diventate degli zombie. Alcuni guardiani, alcuni soldati si sono salvati, tra cui il capitano delle guardie e il nostro amico Cappellone, che ancora non ho ben capito che ruolo abbia. Comunque ci siamo salvati anche noi. Noi non siamo dei semplici esseri umani, anche perché abbiamo dalla nostra parte, mentre la palude ingoia la strada di mattoni blu, boh, va bene. Dicevo, noi siamo aiutati da un misterioso alleato che vediamo attraverso dei portali, o meglio, non è che vediamo l'alleato, vediamo i suoi occhi. Mamma mia, cos'è questa roba? Funghi allucinogeni. E non riesco a capire come mai va tutto così piano. Cioè, si è rallentato tutto. Ok, allora uno è andato, ma lo fa di nuovo se lo colpisco? No, no, non fa più niente. Boh, va bene, abbiamo i funghi magici, allucinogeni, strani. E dicevo, noi siamo aiutati da un misterioso alleato. Non conosciamo la natura di questo alleato, o padrone, a seconda dei casi, non lo so, perché non ho ben capito nemmeno che rapporto abbiamo con questo personaggio, con questa creatura. E no, sono caduto. Ah, per fortuna riparto da qui, bene. Dobbiamo curarci. E comunque dicevo, non sappiamo bene né la natura di questo misterioso alleato né che rapporto abbiamo con lui. Per ora pare un alleato, nel senso che è una figura che ci dà consigli, che ci indica la via. Come dovrebbe fare? Ah, adesso ho capito. Praticamente quando noi utilizziamo questi funghi abbiamo, come si dice, munizioni infinite, possiamo lanciare l'ascia ogni volta che vogliamo. Buono a sapersi, dai, ci tornerà utile sicuramente. Allora, qui abbiamo un altro funghetto e un altro fetido. Allora, aspettate, facciamo così. Attiviamo il potere del fungo magico, bene. E adesso attacchiamo. Cavoli, ci ha fatto male. Ma non importa, noi possiamo lanciare tutte le asce che vogliamo e quindi non ce ne può importare di meno. Qui vedete che c'è l'ascia attaccata al muro. Ecco, da questa parte deve essere passata per forza anche il capitano delle guardie. Vi ricordo che è una ragazza e che lancia le asce anche lei, come facciamo noi. Però lei, ci siamo separati 2 o 3 episodi fa, se non ricordo male, perché lei era rimasta indietro per trattenere dei nemici e noi abbiamo proseguito nell'avventura. E ecco, non l'abbiamo ancora incontrata nuovamente, ma ci sono tracce del suo passaggio che sono rappresentate appunto dalle asce che ogni tanto troveremo ancorate a qualche muro o a qualche tronco. Allora, qui cosa facciamo ora? Beh, intanto ci sono 2 interruttori. Aspettate che ci cambiamo d'abito, bene. Così saltiamo più in alto. Allora, questo 1, questo 2, ma mi sa che la porta è già chiusa, infatti, e là c'è pure un diamante. Allora, sapete cosa c'è? Noi adesso facciamo così. Tanto qui così non riusciamo. Noi attiviamo il fungo. Perché non si è attivato? Attivati. No, aspetta. Attivati, dai. Niente. E se andiamo più vicino? Forse ci dobbiamo avvicinare, dobbiamo essere attaccati al fungo. Vediamo. Infatti. Allora adesso il tempo rallenta, come vedete. E noi siamo riusciti ad andare qui. Però ora dobbiamo uscire. Quindi per uscire, se guardate qui in alto, c'è una fessura. Passiamo da questa parte. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Allora, a questo punto,
Ah, ma quindi si possono uccidere gli alberi? Vedete che c'è un'accetta conficcata nell'albero e di solito questi alberi seguono con lo sguardo i nostri movimenti, quindi credo che il capitano della guardia l'abbia... Ecco chi fa uso dei funghi. Ci sono i monaci che usano i funghetti e quindi... E quindi poi diventano così, vedete, diventano tutti agitati, si agitano e non stanno bene, ecco. Questo scocciatore. Bene, allora, e questo è andato. Qui c'è un altro monaco pazzo. Cavoli, è difficile. No, dai, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, erano due, ma allora ditelo. Ditelo che erano due. Cavoli, fanno male. Fanno malissimo. Dobbiamo cambiare arma. Cominciamo a far fatica anche con quest'arma, ragazzi. E anche l'armatura, credo sia ora quasi di trovarne di nuove. Ma eppure avevamo anche potenziato l'arma con una runa, se non ricordo male. Però non è abbastanza. No, dai, che fa male. Fa malissimo, infatti, fa malissimo. Rianima per 4.000 monete d'oro. Capperini. Beh, dai, però vuol dire che siamo diventati forti, altrimenti non... Non sarebbero richieste 4.000 monete d'oro per essere... per ritornare in vita. Cavoli, ci segue pure. Mamma mia, con un attacco alle spalle anche. Ah, cavoli, qui non possiamo scappare, dobbiamo rimanere perché c'è un diamante. Mi hai colpito come? Come hai fatto a colpirmi? Aspettate, ragazzi, devo usare per forza le pozioni. Poi faremo anche scorta di quelle perché cominciamo. Siamo a metà più o meno. Ne avevamo una trentina. Comunque dobbiamo far scorta sia di pozioni sia di armi e armatura. Perché contro i monaci siamo veramente deboli. Allora, adesso dobbiamo andare a recuperare il... Ah, giusto, dovevo attivare il fungo. Bene. Perfetto. Questo riesco ad aprirlo? No, perché non ho le chiavi. Non ho chiavi con me, quindi non lo posso aprire, purtroppo. Peccato, va bene, ci accontenteremo del diamante. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Ah, ma è finito anche il livello. Ah, bene, bene, ottimo. Dunque, ragazzi, il video di oggi si conclude qui. Io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, andate a fare un giretto sui miei social, trovate il link in basso in descrizione. E fate i bravi, noi ci vediamo più avanti con l'episodio 24. Ciao a tutti!